Allora, oggi è la terza giornata della festa dell'unità a Lucera, capogruppo alla regione del PD romano. E buonasera, benvenuto a Lucera ovviamente, ma noi dobbiamo subito partire da quelli che sono i temi caldi. Ci sono le primarie, c'è il governo che viene guidato da Renzi, quindi il PD. Partiamo da quelle che sono invece le nostre realtà, la Regione Puglia. Allora, 10 anni di Vendola, che cosa sta succedendo adesso con il Presidente? Ci sono ancora i margini per continuare a governare come centro-sinistra o ci sono delle rotture in corso? No, assolutamente no. Io sono uno di quelli che, diciamo, ha litigato con il Presidente in questi giorni, ma su questioni che riguardano la prospettiva, l'alleanza, nessuna voglia né volontà di rompere un rapporto di collaborazione che per la Puglia ha dato risultati importanti. E certo che, insomma, il confronto delle idee è un fatto importante e salutare per la democrazia, no? Se, diciamo, la vediamo in modo diverso oppure introduciamo argomenti che puntano a governare meglio le cose che non abbiamo fatto tanto bene, credo che sia grasso che vola per la coalizione, tutto qua. Senta, il PD comunque si prepara alle primarie con due candidati, Minervini ed Emiliano. È vero che la dialettica è importante, la scelta la faranno gli elettori pugliesi, ma queste primarie poi non sembra che poi alla fine diventano un po' la maniera per far venire e far emergere quelle che sono le correnti interne? No, insomma, nascondere il tema dei punti di vista diversi che in questo PD si chiamano associazioni, fondazioni, in altri tempi storici si chiamavano correnti, è un dato, diciamo, è oggettivo e salutare. Alle primarie di coalizione il PD anche a livello nazionale come centrosinistra partecipò con due candidati, Renzi e Bersani, voglio dire, non è una novità, certo, il nostro statuto prevede che alle primarie di coalizione il PD partecipa con un candidato, però so, e lo dico anche in anteprima, che dovesse l'assessore Minervini non raggiungere il numero di firme dell'Assemblea, perché decideremo domani sera questa roba qua, non dovesse raggiungere il numero di firme sottoscrittrici della sua candidatura, so che Emiliano chiederà una delega all'Assemblea, perché è giusto che sia così. Vinca il migliore, confrontiamoci, ma sul meglio delle cose, non su altro. Come proporre ai cittadini pugliesi di ritornare a votare il centro-sinistra? Insomma, ci sono stati un po' di problemi anche, sanità in primis, Lucera chiede a gran voce una rivisitazione di quello che è l'ospedale Lastaria o la casa della salute, se vogliamo, cosa che l'ex assessore regionale Elena Gentile ha portato avanti, la casa della salute. Ecco, la sanità, insomma, è un grosso problema per la regione. Quindi Guardi, noi in questi 10 anni ormai abbiamo fatto tanto in questa regione, Non dobbiamo dimenticare come il centro-sinistra entrò al governo della Puglia. E allora c'era non soltanto il problema della sanità, c'era il problema dell'agroalimentare, c'era il problema dello sviluppo economico, c'erano tante questioni, l'ambiente, il tema dei rifiuti, voglio dire, noi consegniamo diciamo il risultato, il programma di fine mandato che consegniamo è un programma importante, abbiamo dato parchi, aree attrezzate, vincolate. Questa cosa che è accaduta in questi giorni, ho fatto proprio stasera un comunicato a proposito dell'alluvione, dicevo, con il quale chiedo come Presidente del gruppo PD di accelerare i tempi perché la Puglia si doti del piano paesaggistico territoriale, basta cemento, correggiamo gli errori del passato, eccetera. Sulla sanità sono accadute alcune cose, diciamo, in questi anni importanti. Siamo passati dall'idea che la risorsa impegnata, i soldi, nella sanità era sostanzialmente infinita perché era attivi i servizi, agli occhi aperti che neanche in sanità i soldi non sono, diciamo, infiniti, una risorsa infinita. Quindi abbiamo dovuto correggere un po' il tiro.
naturalmente facendo i conti con una sanità diversa, quella di oggi. Noi siamo entrati con una sanità che aveva al centro gli ospedali, siamo scendendo con una sanità che deve avere al centro la prevenzione, cioè 6 mesi di vita sana alle persone, se riusciamo a garantirlo sono soldi risparmiati, e quindi arrivare in ospedale quanto più tardi è possibile. Dentro questa logica io colloco Lucera, perché se riusciamo a trasformare l'ospedale vecchio stampo in ospedale di comunità con servizi, prestazioni, diagnostica, risonanze magnetiche, eccetera, Lucera ha fatto un salto importante, diciamo, a garanzia delle persone, perché voglio dire, adesso tu arrivi in ospedale quando c'è poco da fare ormai, no? Sto parlando di patologie importanti. Se riusciamo ad arrivare quanto più tardi è possibile al c'è poco da fare ormai, diamo una sostanza, diciamo, congrua alla qualità della vita delle persone. Senta, ultima battuta, Minervini è più sinistra, Emiliano ci sembra che voglia aprire più verso il centro. Ma no, non è così, Minervini è più sinistra, non lo so, io, diciamo, in questo gioco delle primarie ti confronti liberamente, io sono... vengo da una storia un po' diversa, nel senso, rispetto anche a Guglielmo, no? E quindi nel 2005 il partito di allora disse Boccia e io persi con Boccia, nel 2010 il partito di allora disse Boccia e io persi di nuovo con Boccia. Oggi c'è il presidente del partito che si candida, il segretario del partito, e io sostengo il segretario del partito, poi l'alleanza verrà dopo. Una cosa è certa, non romperemo con Selle. Nonostante le possibili ipotetiche provocazioni, sfide, perché insomma se è un partito che è in difficoltà, ci metteremo nel metto in testa e andremo avanti, continueremo a dire sì come abbiamo fatto tante volte in questi 10 anni, ma non romperemo con Selle. E quindi non so chi è più di sinistra a questo punto. Antonio Dell'Aquila, uno dei reggenti del Partito Democratico di Lucera, si chiude una 3 giorni interessante, dibattiti interessanti, musica anche, gastronomia, abbinamento, e però dobbiamo tirare le conclusioni. Sicuramente oggi e domenica la presenza di Emiliano è stata più, forse quella più seguita, vuoi anche per la domenica, insomma, non vogliamo togliere niente agli altri relatori delle serate precedenti, però alla fine c'è un Partito Democratico attivo a Lucera, c'è volontà di fare politica. Beh, diciamo, come ha detto lei, giustamente con Emiliano abbiamo fatto il botto, c'erano oltre 300 persone, però ecco, io raccolgo, noi raccogliamo un po' gli stimoli che abbiamo avuto in questi 3 giorni con Minervini e il suo coordinamento, che con il dottor Maiellaro sono stati in grado di organizzare una serata bellissima dove abbiamo fatto parlare i ragazzi, le esperienze, le cose belle di questa città, come il Festival Internazionale della Letteratura Mediterranea, che è una cosa che dovrebbe essere ritenuta un patrimonio di questa comunità. Abbiamo fatto parlare tutte queste esperienze dei creativi. Ieri con Daniela Francese abbiamo parlato di sanità e in piazza credo che abbiamo raccolto la sfida di certamente di non stare con la testa bassa in una comunità dove c'è un pezzo di una opinione pubblica che prova continuamente a non farci parlare, invece noi non abbiamo paura di sfidarci, di vedere dove abbiamo sbagliato e di provare a correggerci. E questa sera con Emiliano è stato, credo, molto eloquente, ha tracciato la via, un partito molto aperto che non deve avere paura di nulla e che quindi si appresta alle grandi sfide dei prossimi mesi. Ovviamente ci saranno degli importanti appuntamenti, oltre alle primarie del centro-sinistra per quanto riguarda la regione, c'è un voto per le provinciali del 12 ottobre, quindi non ci si ferma. Ma a Lucera cosa c'è in programma? Visto che comunque è una segreteria, insomma, subiutici oggi. No, noi, guardi, su questo voglio fare un chiarimento, cioè la reggenza non è una iniziativa del partito che è a metà, noi operiamo, anzi noi in questi 2 mesi abbiamo fatto credo di più di quello che è stato fatto nei 7 anni di vita del Partito Democratico, siamo presenti, facciamo i preconsigli, decidiamo, facciamo cose, è chiaro che aspettiamo di fare il congresso perché il partito
funziona pienamente con il suo congresso, ma noi la nostra risposta è l'organizzazione di questi giorni, tutto il gruppo dirigente, almeno quelli che ci stanno, che stanno dando una mano, cioè noi siamo nella pienezza delle nostre funzioni, quindi chi dice che aspetta il PD probabilmente deve in qualche modo registrare un po' lo schermo, perché il PD siamo noi che aspettiamo loro. E per il resto invece diciamo noi sulle provinciali il Partito Democratico sta discutendo se esprimere, io credo che ne valga la pena, una propria candidatura, decideranno gli organismi dirigenti in maniera definitiva, credo che vadano incoraggiati i nostri consiglieri comunali a dare la disponibilità, perché si ha bisogno di Lucera. Lucera ha un po' più di difficoltà potenzialmente degli altri, però certamente noi per la vittoria siamo determinanti, e voglio dire a tutti che in questa fase noi abbiamo contro una destra regressiva e pericolosa dal punto di vista politico naturalmente, quindi è chiaro che noi dobbiamo raccogliere la sfida e promuovere quelle candidature che nell'alveo della cultura del centro-sinistra e anche coinvolgendo un più ampio orizzonte possano produrre una vittoria seria e duratura, perché perdere le provinciali credo che sia per noi una iattura. Peppe Totaro, leader della Tarantola Garganica, questa sera in concerto a Lucera, ovviamente quali sono gli spiriti che vi animano per portare avanti questa musica? Gli spiriti che ci amano sono tantissimi, sono comunque che noi è 11 anni, il 5 settembre abbiamo fatto 11 anni di gruppo, siamo nati appunto nel 2003 e abbiamo iniziato a ricercare le varie melodie, le varie musiche diciamo garganiche, autentiche, interrogando gli anziani dei vari centri del Gargano, e abbiamo iniziato un viaggio oltre i confini dell'Italia, abbiamo fatto numerose tournée internazionali e a quest'anno invece dopo tutta questa lunghissima diciamo tournée abbiamo ideato una bellissima manifestazione a Monte Sant'Angelo, che è il raduno dei suonatori di tarantella, dove è giunta alla quarta edizione. Quest'anno questa manifestazione rappresenta anche l'inizio di un nuovo percorso che è Gargano in Piazza, è un festival itinerante dei suonatori di tarantella fortemente voluto dal Go Gargano, finanziato dal Go Gargano, e abbiamo eseguito 13 tappe delle 14 tappe in programma. Alla 14ª purtroppo non l'abbiamo rimandata, era in programma per il 6 di settembre a San Marco in Lamis, ma visto comunque il cataclisma, i nubi fragili di questi giorni, l'abbiamo rimandata al giorno 13. Noi vogliamo anche diciamo, dare un caloroso abbraccio a tutte le popolazioni del Gargano colpite da questi nubi fragili, e siamo qui questa sera in questa manifestazione. C'è il Gargano con il Gargano nel cuore, è un'ottima iniziativa che stanno facendo il PD di Lucera. Queste sono le cose fatte e le cose prossimamente da fare. Che cosa c'è invece nella testa di questo gruppo? Che cosa vuole fare ancora per portare avanti questa tradizione poi musicale nel tempo? Noi abbiamo realizzato già 4 dischi, abbiamo ripreso i Cantori di Monte Sant'Angelo, il gruppo storico dei Cantori di Monte Sant'Angelo, con i quali abbiamo inciso altri 2 lavori, più un libro. Attualmente stiamo registrando un nuovo lavoro, stiamo facendo delle ricerche sul Subappennino, lì ci sono gli Sciamboli, da noi ci sono dei sonetti del Tarantella del Gargano, lì ci sono gli Sciamboli che comunque hanno un legame con il nostro Gargano, con San Nicandro Garganico. Quindi abbiamo iniziato a spostarci un po' dal Gargano, però comunque noi vogliamo sensibilizzare la gente del posto del Gargano, perché molti gruppi, molti diciamo, cittadini garganici non conoscono le nostre tarantelle, spesso troviamo dei gruppi oppure della gente che comunque confonde la pizzica con la tarantella del Gargano. Questo è un lavoro veramente duro, perché purtroppo è stata fatta uno scempio di questa musica, cioè chiunque improvvisatori del momento si alzavano e hanno iniziato comunque a deturpare così il nostro patrimonio musicale.